Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, se la tua persona specifica è del gemelli, allora se è del gemelli questo è il tuo video. Allora, andiamo a vedere subito, la tua persona specifica è del segno del gemelli. Andiamo a vedere cosa fa adesso, nell'imminente futuro. Vediamo l'energia nei tuoi confronti. Vediamo. Vediamo un po' se la tua persona specifica è gemelli, quindi per la tua persona specifica gemelli, del segno dei gemelli, andiamo a vedere. Allora, per la tua persona specifica del segno dei gemelli, andiamo a vedere. Vabbè, ragazze, qua si appresta un qualcosa, abbiamo 8 di spade, cavaliere di denari, da un blocco si appresta una comunicazione, un cambio volto a concretizzare qualcosa. Andiamo a vedere di che si tratta, energia del presente, energia positiva, energia negativa, passato, imminente futuro, passato, imminente futuro. Energia di conclusione dell'imminente futuro. Vediamo di che si tratta questa concretizzazione. Magari è andato lento, sta andando lento, un cavaliere di denari, però è concreto. Andiamo a vedere l'energia del presente. Eh sì, ragazze mie, qua se non avete ancora avuto comunicazioni, abbiamo un re di bastoni, l'energia del presente. Quindi è proprio focalizzata sul presente e adesso. Quindi anche la necessità di mettersi a nudo davanti a te, la necessità di scoprirsi, l'anima, il corpo, cioè è questa l'energia che gravita proprio nel suo presente, quindi nel tuo presente. Quindi un'azione conforme a una concretezza. Vediamo al positivo cosa abbiamo. Un cambio. Quindi se questa azione non l'ha fatta prima, qua c'è un cambio. La ruota del karma gira a tuo favore. Quindi si sono integrate delle lezioni karmiche, va bene? Andiamo a vedere, qua se c'erano altre persone, dobbiamo guardare anche l'iconografia, il cambio a tuo favore, perché sta a tuo favore, è una confessione anche qui. È negativo, cosa c'è? Una solitudine, oppure una certa prudenza, c'è l'eremita, oppure troppa razionalità, oppure troppa prudenza, oppure un allontanamento di tanto tempo, ok? Oppure una certa prudenza nel fare qualcosa, anche troppa. Vediamo che è successo qua. Sì, qua abbiamo già avuto molti di voi una comunicazione, il fante di bastoni, adesso si vuole concretizzare qualcosa di più, c'è stato l'ingresso di questa persona nella tua vita da poco. Sì, ragazze mie, qua c'è un due di coppe e un fante di bastoni. Ragazze e ragazzi, allora, mo vi dico la prima cosa che mi batte nella testa, perché significa che un gruppo sostenuto di voi è già entrata questa persona nella tua vita, questa persona, hai un'unione inequivocabile con questa persona, adesso c'è un cambio a tuo favore, da che è potuta andare prudente questa persona, ok, o non volersi mai comunque sia impegnare, ha trovato con te l'amore, c'è il due di coppe, qua abbiamo un cavaliere di denari, eh? Se non l'hai visto, ragazze mie, questo è quello che sta per accadere, qua l'energia del passato significa che ha già gravitato questo, è un amore reale, qualcosa di forte qua, eh? Se non c'è, o meglio scusatemi, no, è per la vostra persona specifica, certo che c'è, quindi nel recente passato, anche se tu non l'hai visto, questo volevo dire, è quello di andare incontro a un cambio, da chi è andato più prudente, da chi è potuto essere una persona più solitaria o avere altre scelte, comunque sia, qualsiasi siano le dinamiche, ragazzi, o lavorative anche erano, c'è un cambio a tuo favore. Vediamo che succede qua, ragazze. Allora, qua c'è un 6 di coppe. Qua mi sta parlando di un'unione di anima gemella o qualcosa proprio di inequivocabile. Questa persona è molto nostalgica nei tuoi confronti, se non vi vedete da molto tempo, può essere iniziata qualcosa nel passato, poi per varie vicissitudini, allontanarsi, oppure già state insieme con questa persona. Qua c'è un'affinità elettiva che proprio non è indiscussa. E te lo verrà a dire, qua c'è la papessa, frutto anche del tuo lavoro interiore. Ti viene svelato questo segreto. Ragazze, c'è la giustizia divina a tuo favore. La cosa più giusta per questa persona è concretizzare con te, da che poteva essere più solitario, essersi isolato, eccetera. La giustizia è quello di confessarti un segreto, che senza di te si sente
Una metà, la metà della mela, mi spiego? Il cambio del karma a tuo favore, si sono integrate delle lezioni spirituali inerenti a una ruota, cioè la ruota del karma. Sì, molte di voi hanno già avuto la dichiarazione d'amore di questa persona, ecco perché me lo dicevano anche qua. Se non c'è stato è questo che sta arrivando, va bene? Perché questa è l'energia proprio dell'immediato futuro, da che questa del presente, e significa che questa è la sua esposizione, la sua dichiarazione di questa persona, del segno dei gemelli. Andiamo a vedere questo 6 di coppe di cosa ci parla. Quindi la tua persona specifica è il segno dei gemelli, questo 6 di coppe, vediamo. Sì, allora qua, grazie a quello che sente per te, avviene una netta trasformazione che porta la giustizia divina a tuo favore. Laddove le cose non sono già state giuste, entrano a tuo favore. Questa persona si sente di meritare qualcosa che ha a che fare con qualcosa di grande proprio, che ha già sperimentato nel passato insieme a te, che stai guardando. C'è una morte e la papessa ti viene rivelato che senza di te è come se sentisse un vuoto dentro. E questo è frutto del tuo lavoro interiore, eh? Vediamo la papessa, quindi questo segreto rivelato ancora, sì, qua c'è il cavaliere di denari, che lui concretizza quello che tu stai chiedendo, cavaliere di denari di nuovo, e te lo viene a dire, cavaliere di spade, è micidiale, eh? La giustizia, quindi, ragazze mie, asso di coppe, cioè ti chiederà proprio qualcosa di importante qua, l'asso di coppe, la giustizia divina entra in merito nella relazione tra te e questa persona per un nuovo inizio e rinnovo della relazione, perché senza di te è come se si sentisse separato, ok, da se stesso, con te lo ricongiungi perché tu gli fai venire fuori il bambino interiore e quindi un nuovo inizio di questa relazione ti verrà svelato un segreto, che tu sei l'amore. E l'avete già sperimentato insieme, nel passato. L'avete già sperimentato. Wow. E qua c'è un 3 di bastoni. E la voglia di proseguire insieme, fare dei passi funzionali, andare incontro a tutto quello che abbiamo detto adesso. Ragazzi, è meraviglioso. Veramente meraviglioso. Vediamo qual è la porta che si apre. Qual è la porta che si apre? Con questa persona, con questo nuovo inizio in amore. Cioè magari nella solitudine lui ha questo eremita qua sotto, è arrivato a questa cosa, magari si è reso conto di avere troppa prudenza, però è con te che vuole stare, bellissima questa stesa. Vediamo un po' la porta che si apre. La porta dell'Ade. Allora, questa è come se fosse uscito la morte di nuovo. Allora, una netta trasformazione. Tu non te lo aspetti questa cosa. Tu non te l'aspetti questa cosa, perché la porta dell'Ade porta a riflettere su quello che si è fatto in passato, a bruciare l'ego, a bruciare gli attaccamenti, a bruciare i vecchi condizionamenti, i vecchi costrutti mentali. Una netta trasformazione. Prendiamo un'altra. Sì, la porta d'estate è a raccogliere i frutti di ciò che sta sgorgando dall'interno. Meraviglioso, poi 2-2-2 ragazze mie, quindi si sono equilibrati gli aspetti interni, il 2 è l'equilibrio degli aspetti interni, anche la papessa, grazie a questa connessione animica straordinaria del 6 di coppe e questa nuova opportunità d'amore che parla di concretezza. Andiamo a vedere l'oracolo cosa ci dice, ancora questa persona nei tuoi confronti, cosa ci dice l'oracolo? La storia infinita, infatti. Poi, qui ed ora, sì, non c'è dubbio, ragazze, succedono le cose proprio qui ed ora, perché non si può più aspettare. Ragazze, anime gemelle, che cosa vi ho detto prima? Allora, questa persona sente la connessione di anima gemelle e farà giustizia per un nuovo inizio insieme e raccogliere i frutti di questa connessione meravigliosa. Qui ed ora, questo stava così, o questa signorina. Qui ed ora fa qualcosa, anime gemelle, per costruire qualcosa di veramente unico. Ragazzi, è bellissimo e ragazzi, non chiedo altro, vi faccio i miei complimenti, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!